Dopo quasi un mese l'eccellenza torna finalmente a giocarsi di domenica. Il Lariano ormai tranquillo può giocare senza pressioni. Per la nuova superiore invece questa è la prima di sei finali. Poi prolunga con posa, attenzione, il pallone diventa buono per Bogdanov, è solo Bogdanov, Bogdanov, Marini! La sponda di Federici diventa buona per Scacchetti, che gira bene per Soldanolo, carica, grande intervento di Giardinelli, applausi per entrambi. C'è Camerla squalificato, un gioco ancora fermo qui alla Bafati. Poi anticipato anche Cornacchione, ma sbraglia con l'esterno del piede, pennella profondo per Federici che si vola, Federici è solo, Federici! Suggerimento per Scacchetti, solita difesa del pallone da parte di Scacchetti che penetra, Scacchetti a terra, calcio di rigore per il Lariano. Fischia Greco, parte Scacchetti col destro, rete! Il Lariano in vantaggio e sono 15 i gol stagionali per Gianmarco Scacchetti. C'è Composto che affossa il regolamento gioco del Lariano, attenzione Scacchetti, è solo Scacchetti, Scacchetti salva sulla linea Ausilio, non è finita, Federici prova a girare, carambola, rete, rete, il raddoppio del Lariano. Però poi se lo fa soffiare, allora attenzione, possibilità per Soldano, Soldano, Giardinelli, fischia il direttore di gara, parte Mattei, attenzione sul palo di Marini che accompagna sul fondo. Qui intanto attenzione a Diruzza che serve bene, Capozzi, Capozzi, rete! La nuova superiore riapre il match. Attacca ancora la formazione di Ciancamerla, Mattei dentro, il velo di Capozzi per Diruzza che col mancino sfiora il palo di Marongiu e guadagna l'ennesimo calcio d'angolo. Già battuto, attenzione Mattei in area, vorrebbe fallo di mano. Attenzione. Qui Greco assegna calcio di punizione dal limite, scatenando le proteste furibonde di Mattei. Per Modenese non aggancia bene, numero 16 dell'Ariano. Siamo dalla parte opposta dove si innesca una ripartenza mortifera. Attenzione Scacchetti, punta la porta, Scacchetti, Gianmarco Scacchetti. Diruzza stavolta perde il pallone, allora riparte nuovamente Scacchetti, quasi in fotocopia rispetto a prima, Scacchetti, Scacchetti, Scacchetti ancora, si allunga il pallone, prova a centrare la porta e la mette nel sacco e sono tre. E finisce qui alla Bafati, il Lariano centra la quattordicesima vittoria stagionale mettendo punto esclamativo su un'ottima stagione.